La curiosità che ti viene vedendo queste meraviglie è come si passava da questi gessi all'opera. Canova seguiva un iter molto lungo per realizzare le sue opere, quindi partiva dal disegno. Sappiamo che nei musei civici di Bassano del Grappa sono conservati quasi 2000 disegni. Dopodiché faceva anche delle opere pittoriche e quindi proprio qui in casa natale abbiamo custodite degli oli e delle tempere. E dopo questi primi lavori grafici passava al tridimensionale, quindi realizzava dei bozzetti in argilla e una volta capita come doveva essere la composizione, lo scultore cominciava a lavorare nel rapporto uno a uno, grande al vero. Quindi realizzava sempre un modello in argilla, dopodiché faceva una colata in gesso sopra questo modello, quella che si chiama la camicia. E la camicia poi, una volta svuotava, diventava un calco in negativo, sul quale veniva fatto all'interno una nuova colata. Una volta asciutta si rimuoveva il guscio esterno, quindi il calco in negativo. Che cosa si otteneva? Un modello in gesso, esattamente uguale al modello che aveva plasmato prima in argilla. Su questo poi metteva dei piccoli chiodini, delle repere. E attraverso l'utilizzo di uno strumento, un pantografo, portava nel blocco di marmo le misure tra un chiodino e l'altro, tra una repera e l'altra. E quindi abbiamo il risultato finale, l'opera in marmo, che è esattamente uguale al modello in gesso che aveva realizzato e ancora prima al modello in argilla che aveva plasmato. Ma allora qual era l'originale? Abbiamo perché parlare di originali? Possiamo parlare di un modello in gesso, che sono quei modelli che vediamo esposti qui all'interno del nostro museo, infatti gipsoteca in greco vuol dire raccolta di gessi, e poi abbiamo un'opera finale che è appunto quella in marmo. Interessante aggiungere che Canova sulle sue opere a volte stendeva della cera perché voleva smorzare il bianco del marmo di Carrara, voleva che le parti che dovevano rappresentare l'epidermide avessero quel che di incarnato, e a volte invece della cera ci stendeva l'acqua di mola. In che cosa consisteva? L'abbiamo scoperto leggendo i documenti. Quindi il maestro intingeva, metteva meglio degli strumenti in ferro dentro su dei secchi dell'acqua, questi arrugginivano, tingevano l'acqua e poi con delle pezze legate o con della paglia faceva questa operazione. Quindi intingeva appunto le pezze e andava a strofinarle nella superficie marmorea. Ma vi invito a riflettere su quante volte avrà dovuto fare questo passaggio perché il colore si trasferisse da un posto ad un altro. Quindi quello che voglio dire è l'attenzione, la cura, il grado di perfezione che voleva che le opere finali raggiungessero.